Cos'hai fatto nel periodo in cui Freddie badava al suo progetto da solista? Direi che principalmente mi sono annoiato, perché non ho fatto niente in quel periodo. Però hai costruito un tuo studio? Sì, uno studio piccolo, ma non c'era abbastanza lavoro per occupare il mio tempo. Mi sono molto annoiato perché i Queen non stavano lavorando. Quindi penso che in futuro, quando avremo lunghi periodi di riposo da lavoro come Queen, dovrò veramente fare qualcos'altro. Ma come mai anche tu non hai fatto qualche lavoro da solista? La risposta a questa domanda è stata sempre una sola. Io non so cantare, il che è vero. Il mio modo di cantare è molto... Beh, potresti collaborare con qualcuno. Sì, in effetti è proprio l'unica cosa che posso fare. Ed è ciò che finirò per fare. Al momento ho scritto una canzone con un tizio, Errol Brown, degli Hot Chocolate. Ti ricordi di lui? E comunque abbiamo scritto solo un pezzo per il momento, che potrebbe eventualmente uscire. Dell'album di Freddie. Il disco di Freddie in certi punti mi ha un po' deluso, mentre in altri punti mi è piaciuto tantissimo. Non so, è un po' difficile dirlo. È stato un qualcosa che ha voluto fare completamente da solo, senza alcuna interferenza esterna da parte nostra. Penso che dovrebbe comunque continuare i suoi lavori da solista, perché noi non lavoriamo a sufficienza insieme. Troviamo difficile lavorare assieme. Penso che si dovrebbero tentare diverse direzioni, in un certo senso. Trovate difficoltà a lavorare insieme? Sì. In che senso? Beh, discutiamo tutto il tempo. Allora non siete molto amici, non vi frequentate fuori dal lavoro? No, ci vediamo a volte, ma quando siamo assieme in studio attacchiamo subito a litigare. Litighiamo per qualsiasi cosa. E ciò rende tutto molto difficile, perché per riuscire ad incidere un solo pezzo ci vuole moltissimo tempo. One Vision è accreditata ai Queen, ma direi sia stata scritta principalmente dagli altri tre, dato che io sono arrivato tardi, quando il progetto era già cominciato. E per allora avevano già scritto la canzone. Che è stata ispirata da Live Aid. Dopo i Live Aid ci siamo sentiti tutti più sicuri, perché Freddie prima non aveva un particolare desiderio di entrare in studio per altri 6 mesi o per un anno. Ma dopo aver fatto quello ha detto, ma sì, dai, andiamo in sala e facciamo qualche registrazione, insieme di nuovo, e vediamo come va avanti. Pensi che suonerai con i Queen per il resto della tua vita? È molto tempo. È tanto tempo, sì. Per il resto della tua carriera? Sì, è meglio metterla così. Ovviamente vorrei che fosse così, se ce ne fosse la possibilità.